Il suo nome inizia per M e finisce per Marco Merrino, il ragazzo, il mio amico, Nailit Nailit sotto underscore lineatura zero è diventato un bannatino. Giopa è diventato un bannatino. Allora, senti, leviamo. Avrosinoni, come stiamo? Va bene, allora leviamoci subito il dente marcio. Allora, ragazzi, qui ci sono delle uova, non lo sai neanche tu, eh? Qua, ragazzi, abbiamo della farina, vedete? Queste uova sono andate a male, ragazzi, ve lo dico Sono andata già. male? Sì? Sono veramente andata E male. zitto! Allora, queste uova qua, Marco, serviranno ad iniziare una nuova challenge, un nuovo format su questo canale, Chiamato? chiamato O la smetti o sei morto. Si chiama così questo format. Ok? Questo format, infatti, non è solo per te, ma è anche per me. Ok. Ok, se in questa live, perché molte persone nei commenti di YouTube, dei VOD, o di Stuvi, o di gente che ricarica, hanno scritto, continuano sempre con questa gag, basta. E io sono d'accordo con loro, basta. Basta. Basta con questa Basta con gag. questa gag. Ok, il fatto è questo, se io sento o annuso minimamente un frollino, re dei re... Qualsiasi cosa inerente, tu che ti metti in bocca le cose, Ma mi chiami omosessuale da una giornata? eh? Mi chiami Ma questo omosessuale loro non e possono la parola con saperlo. la F da una giornata E intera? infatti qua dobbiamo ripulirci. Questa è la nostra No, 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 non catarsi. ha... No, è quindi un cazzo, nel senso... Questa è la nostra catarsi, il nostro modo di redimerci. Eccoci qua, in live con dei ragazzi che dobbiamo educare. Ok. Educhiamo i ragazzi. Ragazzi, basta dare a Daniele del Re, basta Frollini, basta tutto. No, tu. Loro possono fare quello che Ah, vogliono. ok. Ok, il fatto è questo. Se io sento o annuso qualsiasi cosa, pam, così sulla faccia, finché No. non finiscono le uova, sì? E dopo che finiscono le uova, ti metti la farina e la facciamo asciugare con questo marchingegno che avevo visto l'altra volta. Fino a che non diventi un simpatico pan di zenzero. Va bene? Questa è la challenge di oggi. Le Ok. uova sono marce, ragazzi, non si spreca il cibo. Quando mai si spreca cibo nelle live? E basta, tutto qua. Ma povero Marco, no, poveri tutti e due. Nel senso che chiunque sbaglia viene punito. È una cosa super equa. Infatti ci sono due tazze di farina, Ci ragazzi. Ci ripuliamo, ci ripuliamo. ripuliamo, ripuliamo tutto quanto. Sporcandoci noi. È una bellissima metafora, Belle ragazzi, uova filosofica. queste. Sì, delle uova, marce, marce. O marce. E basta. Piacciono? Che c'è, bro? Cos'è questo? Ti piacciono? Dico. Sì. Spogliati. Ha donato 1 euro. Manco due, vergognati. Comunque. Non posso fare un cazzo. Non puoi sbadigliare alle 9 di sera. Ho dormito. È sempre che dormi poco, che sei stanco, la dieta ti uccide e tutto quanto, eh? Poverino lui. Poverino, con queste narici grosse. Prendono un sacco di cose. Allora. No, no, un caccole, caccole, che prendono un sacco di No, no, cazzo. No, te la becchi, bro. Prendono un perché, bro? sacco di Perché? cose. No, 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 perché? Dimmi Aspetta. cosa vuol dire narice grossa che Prendono un prendono sacco un di cose. sacco di cose. L'aria che si rarefà e Sei il diventa. re dei frollini. Perché? Si rarefà e diventano Sei il caccole. re dei frollini. Ma poi le narici, cosa c'entrano con l'omosessualità le narici? Ogni volta tu ne fai uno ne posso fare uno gratis. No, e Spogliati non mi stai amore ha tirando donato l'uovo perché 2 euro sai che ieri. sei. No! Spogliati amore. Vabbè, grazie dei 2 euro. Odio le uova. Via Rizzo ha donato euro Ma mi ha 2. Da detto quanto Silvio tempo di non sei miope, mio fumare. Marco? Da quanto tempo sei miope? Da. No, no, Marco, non penso ci avesse con te, penso che ci abbia col tuo alter ego quando fu. Ah, ok. Comunque io sono miope da le superiori. Però li vedi bene? Cosa? Mm? Cosa vedo bene? Li vedi bene, dico. Cosa? I parametri, gli spettatori e tutto quanto. Che cosa? No, Che bro, te lo cosa? meriti. Che cosa? Tu Che li cosa? vedi bene i cazzi. Non ho detto i cazzi, anzi, non mi azzarderei neanche. Però li Dopo vedi tutto questo bene. Però li vedi discorso, bene e io dovevo li vedi capire. bene le donazioni, gli spettri e tutto quanto? Ho gli occhiali, perché non dovrei vederli bene? Perché sei miope? Perché sei Scusa, zucchi miope? ragazzi. Ehi! A Giuseppe ha Che non prendi donato euro un uovo? 20. Sorridi e migliora il mondo.
Ma che succede? Non lo so, ogni tanto ritorno. Quanti soldi? Minchia bro, era sfortunatissimo, quello, che è una vita orribile. Erano quelli di prima. Dico. Ma io sono grato a Dio Cristo che e sono allora qua. Allora zitto e fai qualcosa. Basta con sto qualcosa, basta. Cosa devo fare? Basta che se non hai mai fatto niente. Se non distruggerti la vita e parlarne poi. Tu sei molto più di quello che fai. No, fermati. Perché? No, che vuoi fare? Che vuoi fare? No. La testa no, qua. No. La testa qua. Bro, mi sono lavato. La testa qua. Mi sono lavato. La testa qua. Era un test questo qua. Ed ero pronto a prendermene le conseguenze. Dai. Era un test. Dovevi fermarmi. E non l'hai fatto. Ma pensavo fosse un bel momento. Dai, togliti gli occhiali. Togliti gli occhiali. Anzi, tieni. Posso dirti come farlo almeno? Fai che cada per terra. Che bordello. Eccoci ragazzi. Vi ricordate Marco quando faceva tutte queste robe qua? Vedi che è tutto un po' melmoso, eh? Come piace a lui. In radio c'è un pulcino. E Marco Merrino. Voglio prendere Ehi! In radio c'è un ragazzo. È Marco Merrini. Tutto. In radio c'è un ragazzo. È Marco Merrini. Bro, no! Perché? Dimmi scusa. Per cosa? Non ho fatto nulla. Te lo giuro su quello che vuoi, Marco. Gigantesco o no? Gigantesco ano. Mi spiace. No! Perché tu hai fatto già delle cose che ho visto. Ok, da adesso basta. Okay. Da adesso basta. Ok. Come prima. Siamo stati puliti. Più che altro c'è la challenge di mezzo. Ok. Dammi quella bottiglia. E anche quella di Coc. Mi sono accorto dopo che è quella cazzo. Ok. Basta che non sia stato volontario. Non è stato volontario. Ok, doppi sensi va bene così. Se non sono. Non sono prestabiliti. Ha fatto qualcosa, ragazzi? Dammi il cartone sperma. Dominio dell'uovo. No, questo faceva ridere. Questo faceva ridere perché Coc è la stessa comicità per cui ti hanno bannato. È la stessa comicità. Ora la smetto, ti giuro. Questa era l'ultima. Te lo prometto. Chiedi scusa allora. Scusatemi, chat, se ho detto il cartone sperma. Anche perché ho ripensato, ci non fa neanche così tanto ridere. Perdonatemi. Lui è continuoso. Vediamo se sta andando qua. Sì. Questo è il ballo. Mamma mia, ma non si può iniziare col rumore di uno scorreggio, però. E quindi qua... Di qua. Bro, io voglio Cherrymon. Vuoi ascoltarlo? No. Ma secondo te c'è? Cherrymon ha fatto... Guarda che non mi faccio nessuna remora. Ok, scusa. Hai capito? Beh, vaffanculo. Hai ragione, bro. Ma non ce n'era un altro? Non aveva messo qualcun altro alla cucina? Il tirannomon, però a volte c'è lui, a volte c'è l'altro. Ah, si scambiano?
Come scambisti. Sì, mi fai morire tu. Uovo a Marco. Uovo, uovo. Perché? Perché? Sono scommando uovo. Perché? No, 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 però non lo fare. Perché? Perché uovo? No, no, ti prego, dimmi perché, dimmi perché. Se mi dici perché. Perché ho detto scambisti e ho fatto un po' così. Ma era per gli scambisti di Gimo, non per te. Sono sincero. Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Riguarda, che cosa doveva simboleggiare questo? Gli scambisti. Che fanno cosa? Si scambiano. E che fanno cosa? Sesso. Sesso gay o sesso etero? Ci sono delle coppie che fanno anche sesso gay o sesso etero, t'ho chiesto. Non sesso voglio sapere. Etero. Ma a volte. Cambio uovo? No, 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 sesso etero, sesso etero. Sesso etero. Ok. Zubat. Basta con sto Zubat. Ok. Tanker 1998, vediamo se va il tuale. Daniele è re degli Zubat. Tanker 1998 è venuto fra i bannetini. Ok, è diventato un bannetino. Cos'è? Cos'è? Sto canticchiando. Dando un bacino. Che non so fischiare. Prova a fischiare. Non so fischiare. Lo sai. Sei un ipocrita del cazzo. Ma smettila. Vai, devi mangiare? Sarebbe perfetto. J Burger? Sì, bro. Ma ricordiamoci che il J Burger aumenta, diminuisce di poco la stanchezza. E vediamo cosa succede. Perché è bello succoso. Ok, scusa. Vabbè, dai. Questo qua faceva ridere. Cormasan è diventato un bannatino. Benvenuto fra i bannatini. Ah, questi capezzoli sono macchine da guerra. Guardami. Tu sei come Thanos. Che vuol dire? Oh mio Dio. Oh, no, la disciplina. Come è diminuita la disciplina? Sì, presente meglio il J Burger, bro. Che cazzo. Ancora? Dai, prendi un altro, prendi un altro. Un altro? Sì, bro. Tanta disciplina, tu dici che è tanto. Ma chi se ne frega? Piace la pentola calda. Quanto è calda questa pentola. Però sei omosessuale. E a voi che dici uovo? Perché da quando ho imposto la regola che la prossima volta che faccio mi dai due uova, tu hai iniziato a fare il gay. Con qualsiasi cosa. Arriva la donazione. No, no, arriva la donazione e tu fai. Oh, no, devi dire che ho ragione, perché ho ragione. Non lo fare. Non lo fare. Allora, o fai una regola che facciamo tutte e due o no. O facciamo una regola che facciamo tutte e due o no. Dillo. Ok, hai ragione questa volta. Ma? Ma? Battute su J Burger. Perché è veramente molto vicino. Siamo veramente molto vicini. J Burger. Sì, su J Burger. Per pasto caldo e qualsiasi altra cosa. Tu, no, tu hai detto questo, okay, pasto okay, è molto okay, caldo. Ok, ok. Perché mi tocca il serio? Non l'ho fatto, non l'ho fatto apposta. Non hai mai fatto un piede caldo. Non l'ho fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Sei veramente rivoltante. Ok. Sei qualcosa d'altro. Niente male per essere mattina presto. Ah, è lui. È lui. E io è il non gallo, capito? Se non fossero affari tuoi. E il digigallo di Lambrano. Ma cazzo parlano? Lo so. Tu stai parlando, so che ti stai impegnando per il brand l'isola. Sono diventato un bannatino. Sono alle abbraccio cardiopalmico di mi fate un ballo? PS. Non è arrivata la notifica che... Sì, non arriva mai sta cazzo di notifica. Alle cardiopalmico, grazie di 2 euro. Tieniti questo bro, balletto. Bro, completamente a caso. Whip, whip, whip. Whip, whip, whip. La la la. Sto scherzando, beh. La la la. Ma è zoppo. Che c'è, bro? Quelle uova dovrebbero essere per te, l'hai fatto molte più volte di me. No, bro, no, no, fai ma schifo. Che cazzo dici? Tu hai fatto uno show prima. Per favore, Marco, guarda Telegram. Daniele, questa è la punizione per aver perso il regalo. Goditi un uovo dal porco. Frantic, a parte che non mi tornerà nessun uovo e non ho nulla da nascondere, comunque. La, la, la. No, ma...
No, in ginocchio. Aspetta. Sei patetico. Regole inutili. No, ragazzi, basta. Adesso basta fare. Ma tu devi smetterla comunque di fare il cosplay di questi qua, eh. Sempre con questa. Clava in mano! Clava in mano! Non ho clave! Tu è come se avessi una clava in mano. Buttavo di nuovo, bro. No. Il deal è rotto. Il deal è rotto. Eccolo. Il deal è rotto. A posto, dai. Cioè, ma non posso neanche ballare. Non hai mai ballato. Ma che in vita tua non hai mai ballato. Non posso neanche ballare qua. Oh, ma sempre così inizi, eh? Ma non è vero. Non ho mai iniziato così. Dai, bro, per favore, anche te. Ma uomo cosa? Sto ballando, ragazzi. Non ho fatto niente. Vabbè, stiamo fermi. Intrattenimento zero, si sta fermi immobili. Ma succhiami un cazzo. Smettila. Minchia, poco severo, strano. Va bene, ragazzi, per intrattenere non ballo più. Faccio gara di cosplay. Gara di cosplay. Faccio il Digimon. Cominciamo col Digimon che stiamo combattendo. No! È cosplay. Ha la bocca molto a... Che schifo. Una cosa dovevi fare. Bro. No, perché? Sto facendo il cosplay, il nuovo format di contenuto. Strano che abbia la bocca aperta un cazzo qua, che vero? Non è una clava, la vedi pure tu. Smetti di parlare così. Sessualizzare i Digimon. Normalizziamo i Digimon. Ecco. L'ho detto, normalizza. Non so che ha fatto. Ogni volta che penso che sia impossibile fare di peggio, mi sorprendete sempre. Sleepy S è sempre. Mi sto scrocchiando le spalle. Con la mano pronta a prendere un pisello, va bene. Basta con i piselli. Basta con i piselli. Perfetto. Buonissimo. Soprattutto se esce la ora dopo i piselli, guarda Daniele. Basta, Marco! Ok. No, fermo, non ti devi azzardare, bro. Perché tu stai facendo di molto peggio. No! Non sto scherzando, basta. Questa volta ce le becchiamo tutte e due. Qualsiasi cazzata ce le becchiamo. Dove ce la becchiamo? Le uova. Ok, dico, dove le butti? In faccia. Ok. Mi prendo un po' da mangiare che ho fame. E non fare cazzate. Va bene. Ragazzi, itadakimasu. Comunque veramente basta. Di cosa sa il mic? Ma hai aggiustato il microfono? Cosa? No. Hai aggiustato il microfono? Bro. Per favore. Per favore, da adesso basta. Basta veramente, però. Basta. Non ti voglio rovinare la stanza, se no l'avrei già fatto un miliardo di volte anche prima. Lo so. Ti prego. Va bene. Si rovina la stanza, Ok. E pulisci te. Hai capito? Ma che cazzo fa, dai, sì. Devi mangiare.
attacca sto bello filetto. Dai filetto, dai bello sto bello filetto. Bello picchi di lunta bocca. Non fidarti di un Monzaimon. Una frase molto importante. Ah, solo con solo quello là che... parla. Evidentemente ha qualcosa da dire, no? Dare la bocca. Sei un gay. No, non farlo, no. Se lo fai sei un ipocrita. Se lo fai sei un ipocrita. Se lo fai sei un ipocrita. Metti tutto schermo. Se lo fai sei un metti ipocrita. Metti tutto schermo adesso. Aria alla metti bo- tutto, hai detto aria metti alla tutto bocca. Schermo. Hai detto aria alla bocca. E allora? E allora? E allora? Perché l'hai detto? Non lo diresti mai, schermo. Bro. Tu mi metti istighi, tutto schermo. Tu mi metti tutto schermo. Non lo fare, bro. Metti tutto schermo. No. Metti tutto schermo e ne parliamo un secondo. Tu mi hai istigato, sì o no? Sì o no che mi hai stigato? No, non lo fa. Per questa volta. Dai aria alla bocca. Non da aria alla bocca. Fatto. Vuol dire che pare dice cazzate. Dare aria alla bocca. Se... Allora puoi farlo, ma lo se, faccio. Lo fai, se lo fai, vuol dire che sei un indegno. Perché tu hai detto aria alla bocca. Che non lo diresti mai in nessun caso. Dai, dai, scegli dove. Scegli dove. Non voglio scegliere. Scegli dove. Non voglio scegliere. Scegli dove. Non voglio scegliere. Ti lascio questa. No, bro, per favore. Vuoi che te lo lancio da lontano o da vicino? Scegli. Bro, hai detto aria alla bocca. Te lo lancio da lontano. No, non lo fare. No, bro. Mi fa che magari becco qualcosa di sbagliato. No, bro, non lo fare. Non lo fare. Non lo fare. No. Non lo fare, bro. Fa schifo. No, rovina tutto. La mia stanza non la rovina, per favore. Siediti e guarda in telecamera. Siediti e guarda in telecamera. Vuoi fare domande? Te lo lancio subito. Non l'avresti mai detto. Siediti e guarda in telecamera. Non l'avresti mai detto. No, per favore, bro. Non l'avresti mai detto. Ti do veramente l'unica cosa che ti concedo è che cerco di aprirtelo per bene. No. Sulla fronte così no. Non va per terra. Così non va per se terra. Se lo fai sei un cesso. Dai. No, se lo fai dovrei farlo io con te. Decidi. O così tu hai detto, o te lo lancio. Lui dà aria alla bocca. Decidi. O così o te lo lancio. Decidi. No, bro, sei un fio cosa di deciso? Sei un fio di puttana. Non colpire Marco. Vabbè, chiudo la live però. Mettiti. Chiudo la live. Mettiti così, dai, te la metto sul collo. Chiudo la live. Te la metto sul collo e così, così non ti sporchi neanche i capelli. Devi farlo, bro, te lo devi beccare, te lo no, meriti. No. Te lo meriti. No. Te lo meriti. Te lo meriti. Non me lo merito. Te lo apro qua. Non me lo merito. Te lo apro così. Te lo apro così. Qui, per favore. Non. Maria ha donato euro 2, Daniele. Gesù prima ha tippato dicendo di non colpire. Devi ascoltare il figlio di Dio. È anche una delle mie magliette preferite. Fai vedere l'uovo, dai. Dai, col calore del tuo peso riesci a cuocerlo. Euro 2, Marco non fare il bambino. Ricordiamoci che questa era quella con la farina. Siete dei figli di puttana, per me la live finisce qui. Ragazzi, prepariamoci a questa ambientazione da Toys Center. Siamo nella magione dei giocattoli.